Michele Titone, responsabile del settore giovanile del Banchette. È finita la stagione, puoi fare un bilancio? Ma il bilancio di questa stagione direi che tutto sommato è abbastanza positivo. Siamo stati in crescita, abbiamo iniziato un po' la stagione così in sordina, con i campionati provinciali, soprattutto nell'agonistica, però diciamo che abbiamo fatto una bella stagione, è finita bene, i ragazzi sono cresciuti, abbiamo creato degli ottimi gruppi sull'attività di base per quanto riguarda i ragazzini piccoli, dai pulcini ai primo anno esordienti, soprattutto ai primi calci e piccoli amici, siamo cresciuti tantissimo anche lì. Abbiamo avuto degli istruttori veramente capaci e preparati, anche degli insegnanti ISAF che ci hanno seguito. Poi abbiamo avuto l'appoggio anche della Provercelli, che ci ha dato una mano su alcune cose per gli allenamenti, comunque su delle linee guida sugli allenamenti. E comunque sì, i ragazzi siamo partiti con un numero e siamo finiti con un altro molto elevato, sono cresciuti numericamente, anche i ragazzi sono cresciuti, molti più bambini vedo anche oggi che fortunatamente si avvicinano al mondo del calcio. Comunque è un'attività praticata all'aria aperta, quindi tutto sommato i bambini si divertono anche oggi, no? Potete vedere, ce ne sono parecchi che vogliono provare questa nuova esperienza, questa avventura. Oggi comincia di fatto la nuova stagione, quali sono gli obiettivi? Ma gli obiettivi, come ogni anno noi ci proponiamo all'inizio stagione, è migliorarci sempre e cercare di crescere, ma di crescere tutti insieme come società, come staff dirigenziale, come staff tecnico dei mister, dirigenti, accompagnatori. Tutto deve essere propedeutico a far crescere questi ragazzi, dal più piccolo, il primo che si avvicina a giocare a calcio, quest'anno nella prossima stagione ci saranno 2018 che per la prima volta si avvicineranno al calcio, da lì in poi bisogna fare di tutto, bisogna mettere tutta la passione possibile per farli crescere questi ragazzi e portarli più avanti possibile e creargli, come noi speriamo di aver fatto bene fino adesso e di continuare a fare, creargli un ambiente tranquillo e sereno quando vengono qua. E anche i genitori devono essere tranquilli quando i bambini varcano il cancello che arrivano qua dentro la struttura, tra gli spogliatoi, il campo di allenamento e tutto quanto, i genitori devono sentirsi tranquilli e i ragazzi in quel momento anche loro devono sentirsi tranquilli e essere sereni e felici di quello che stanno facendo. Vuoi che sia l'inizio per un bambino, ripeto, quest'anno inizierà nel 2018, ma sono anche 17, 16, 15, poi anche per quelli più grandi nell'agonistica, che incomincia la competizione, quindi devono anche lì essere tranquilli e fare bene. Questo è quello che vogliamo noi dal nostro gruppo. Tanto lavoro, ma vedo tanto entusiasmo. E noi siamo carichi di entusiasmo, ogni anno... Quando finisce la stagione siamo contenti perché poi c'è il periodo dei tornei, maggio-giugno è il periodo dei tornei dove vediamo ancora tantissima gente presentarsi qua per fare tornei, tante squadre del Piemonte, della Liguria, Valle d'Aosta, quest'anno abbiamo avuto qualche squadra della Lombardia e quindi facciamo bene, siamo contenti. Noi credo come in tutte le società calcistiche nei dintorni, ma non solo, credo quello che ci lega tantissimo è la passione per fare questa attività, perché noi solo la passione che ci tiene qua, la passione è dedicata ai ragazzetti, sono loro, i veri protagonisti sono loro, noi dobbiamo fare di tutto per farli stare, come dicevo prima, sereni e tranquilli, tant'è che noi nel percorso di scuola calcio elite, che quest'anno si chiama scuola club riconosciuto, abbiamo anche da quest'anno affrontato il progetto tutela minori, questo perché? Perché vogliamo essere sempre più vicini ai ragazzini e proteggere i ragazzini e creare sempre di più un ambiente sicuro quando sono qua dentro. Questo è il nostro obiettivo, è questo primario. E poi, come in tutti gli sport, in questo caso insegnarli a giocare a calcio.